Cari amici, care amiche, buongiorno, buon mercoledì 24 maggio. Iniziamo questo breve incontro di lettura del Vangelo del giorno invocando il dono dello Spirito con la preghiera allo Spirito di un anonimo del XVI secolo. Preghiamo così. Dolcissimo Spirito del Padre e del nostro Signore Gesù Cristo, vieni ed effondi in me la tua grazia divina. Rigenera il mio cuore con la tua santa consolazione. Nulla può davvero consolare le mie profondità, al di fuori della tua presenza e del tuo divino influsso nel mio cuore. Sì, è solo quando tu, mio Dio, ti digni di far visita al mio cuore, che regna davvero sovrana la certissima e beatissima consolazione. Amen. Continuiamo la lettura della preghiera di Gesù. Siamo al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Oggi leggeremo i versetti 11b-19. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel mio nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati. E nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo, perché io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Ecco, come possiamo capire dall'ascolto di questo brano del Vangelo, la preghiera di Gesù del capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, nella sua prima parte è rivolta al Padre pensando a se stesso e la parola chiave è glorificazione. E però la seconda parte riguarda i discepoli, coloro che Gesù ha davanti a sé, quei discepoli che lui aveva chiamato dalla terra di Palestina, i 12, ma anche altri discepoli. E ha la funzione questa preghiera di raccomandare al Padre i discepoli che lui ha chiamato a sé e che hanno creduto in lui. Prega quindi il Padre per i suoi discepoli, e chiede per i suoi discepoli tre cose. La prima è custodiscili nel tuo nome. Questa espressione vuol dire fai in modo che egli, che loro, nella loro vita, facciano esperienza della tua presenza di padre, che custodisce ciascuno come figlio. Custodiscili nel tuo nome di padre,
custodisceli come padre, custodisceli come figli preziosi. E quindi Gesù prega per i suoi perché possano avere l'esperienza del padre, dell'amore paterno di Dio. E poi chiedo un'altra cosa. Custodiscili dal maligno. Gesù riconosce che il maligno c'è e opera. E quello che avverrà tra poco per lui, la sua morte in croce, ne è la prova. E Gesù, pensando ai suoi amici, chiede: custodiscili dal maligno, che non soccombano nella tentazione, ma possano vincere con la protezione del Padre il maligno che lotta contro di loro. E poi la terza richiesta, molto bella e molto preziosa anche per noi, è: custodisceli nella verità. Ora, quando Gesù parla di verità, intende ciò che lui ha manifestato a riguardo di Dio, le parole di Gesù, le azioni di Gesù, ciò che Gesù è stato con tutta la sua vita, con tutta la sua esistenza. Consacrali nella verità, cioè che la vita dei discepoli sia a servizio totale della verità. Diano la propria vita a servizio della verità, per annunciare la verità, per testimoniare la verità, per dire con la propria vita la verità che Gesù ha rivelato. Bella questa parte di preghiera di Gesù al Padre per i discepoli. Custodisceli nel tuo nome, custodisceli dal maligno, consacrali nella verità. Ecco, io ricavo per me questo pensiero. Ho consapevolezza che sono custodito dal Padre. Anche per me, in forza di questa preghiera di Gesù, c'è la possibilità di fare esperienza della paternità di Dio, di un Dio Padre e provvidente. E dall'altra però c'è il compito di essere a servizio della verità, anzi consacrato per la verità, mettere la mia esistenza a servizio della verità di Gesù. E sappiamo che la verità di Gesù è soprattutto l'amore misericordioso. Che così avvenga. E come al solito terminiamo con la benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per custodirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani.